Ciao bimbi, Fairy, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a spacchettare questa, la Fairy Loot di agosto, finalmente arrivata qui da me, anche se oggi, per quel che mi riguarda, è il 7 settembre, quindi poteva andare peggio rispetto ai ritardi degli scorsi mesi, ok? Alcuni si potevano capire, altri un po' meno, parliamoci chiaro, sono avuti tantissimi ritardi con la Fairy Loot negli scorsi mesi, ma ora sembra che pian piano le cose stiano tornando alla normalità. Comunque, questa è la Fairy Loot di agosto, con il tema, se non ricordo male, Let Games Begin, una cosa del genere. Comunque, qualcosa dedicata ai giochi, e grazie a Dio, per la mia contentezza, visto che non l'ho mai letto, non ci sarebbe stato niente di Hunger Games. Comunque, questa box mi entusiasma... Comunque, questa box mi entusiasmava tantissimo, più che altro per il libro, perché ho capito subito quale libro sarebbe stato all'interno della box di agosto e mi rende felicissima, non vedo l'ora di vedere che edizione meravigliosa la Fairy Loot ci ha portato. Comunque direi che possiamo andare ad aprire, voilà, e vediamo adesso tutto quanto. Allora, questa è la spoiler card, mio Dio, c'è un odore buonissimo, che cos'è? Ho una candela o... altro. Comunque, questa è la spoiler card con la art del mese, Let Game, The Games Begin. Andremo a vedere. Allora, forse è questo. È da qui che viene questo odore buonissimo, oddio. Allora, è una bath bomb, quindi una bomba da bagno che si mette nella vasca da bagno e la vasca da bagno poi ha il colore della bath bomb. Ne avevano già fatto un'altra l'anno scorso a forma di calderone, molto bella, e io non amo questo tipo di oggetti, parliamoci chiaro, però è comunque carina. Più che altro leggo che è un golden egg, che mi fa pensare a Harry Potter e quindi all'uovo d'oro del calice di fuoco, che effettivamente deve essere messo, se non vi ricordate, nel bagno dei prefetti affinché Harry, Cedric e compagnia bella vadano a capire il suo significato. Perde un po' questa bath bomb. Oddio. E ci credo che perde. Ah, sono tutti brillantini. Ok. Come ve la faccio vedere senza sporcarmi le mani? Mi risulta molto molto difficile. È bellissima, però perde un po' colore. Vabbè, ovviamente non è destinata a durare. Comunque, questo è l'uovo d'oro di Harry Potter. Sembra anche da mangiare ed è una bath bomb. Comunque l'odore è buonissimo ed è fortissimo. Vi ho detto, appena ho aperto la box la sentivo. Comunque, ah ok, milk and honey, miele e latte. Comunque, primo oggetto, non mi fanno impazzire in generale come oggetti, però molto molto carino, oh mio Dio. Il secondo oggetto già mi piace molto di più, è una book sleeve. Ed è una book sleeve innanzitutto con una cerniera, che è sempre utilissimo perché si possono chiudere i libri all'interno. Tra l'altro questa è molto grande, quindi ci entra o uno in rigida o anche due in flessibile. Comunque la art si vede di Monolime, che è una delle mie artiste preferite, ed è di... mi ricordo almeno, ma credo proprio di sì, An Ember in the Ashes, perché lui è Elias e qui abbiamo Laia, ovvero il Dominio del Fuoco. Che meraviglia, ma poi è proprio grande, bellissima, morbidissima, l'amo, bellissimo, bellissimo. Laia Sellaia, stupenda, mi piace tantissimo, super approvato questo secondo oggetto. Poi vedo questo, Metal Bookmark, quindi un segnalibro metallico. Io non ricordo gli altri fandom, ricordavo Harry Potter, ma gli altri fandom non me li ricordo. Riuscirò ad aprirlo? Sì. Ma è mia! È Mr. Kindly! Allora, Mia Corvere, come potete vedere qui, e qui c'è la forma di un gattino che è Mr. Kindly. Ma che tenerezza, che bello, mi piace un sacco. E due pugnali, bellissimo, mi fa impazzire, bello anche questo secondo oggetto. Poi, oggettino piccolo, che non so che cosa sia. Una spilla metallica. My current situation could be equally described as suboptimal. E non mi ricordo.
ricordo a cosa si riferisce, lo andremo a vedere nella spoiler card, però non ricordo assolutamente la frase da dove viene. Abbiamo poi a tema le card del mese dei tarocchi, ovvero Mr. Kindly e Mia Corvere, anche in questo caso molto bella come art, soprattutto ovviamente Mr. Kindly ruba la scena, adoro, che belli. Poi vedo una spilla, no, un magnete, una calamita, ecco, di Sight. Eccolo qui, sembra proprio la cover di Sight o Falce di Neil Schusterman. E vedo un quaderno, sì, un quaderno. Di Carrie Maniscalco, Hunting Prince Dracula, quindi alla caccia del conte, del principe Dracula. Monsters are only as real as the stories that grant them life and they only live for as long as we tell those tales. Che bello, un quaderno dedicato, che bella l'arte all'interno, a righe, dedicato a oddio, al secondo libro di Hunting Prince Dracula di Carrie Maniscalco, cioè Stalking Jack the Ripper, il secondo, nonché il mio preferito. Questa è una art con Thomas e Audrey Rose, che belli, piango, bellissimo, bellissimo, approvatissimo, stupendo. Ma mi piace soprattutto che ci sia la art all'interno, amo, bellissimo. Andiamo avanti, perché in realtà l'ultima cosa che vedo è il libro. Non c'è altro, c'è il libro però, nella sua scatoletta, come sempre, scatoletta, questo contenitore in tessuto che è molto utile per le scarpe, ragazzi, comunque. Allora, andiamo prima a prendere le cose extra e poi andiamo a vedere il libro, perché come al solito dovrebbe esserci, sì, segnalibro con il tema del mese, molto bello questo qui. Poi abbiamo questa, wow, la art del libro, bellissima, con dietro la lettera dell'autrice. Fairy Scoop, ma poi andiamo a vederlo, e wait, così, il libro, che è uno standalone ed è Star Daughter di Steva Takrar, spero di aver pronunciato bene il nome dell'autrice. Sbrilluccica le pagine dorate, glitterate, ma la cover ovviamente è di Charlie Bowater, che come al solito è bravissima. Wow, è firmato dall'autrice ed è stupendo, bellissimo. Part 1, dovrebbe esserci anche la art. Vabbè, bellissimo, il libro è stupendo. Dovrebbe essere tra l'altro un libro, anzi è sicuramente un libro ispirato alla mitologia, al folklore indonesiano, se non ricordo male. Sembra stupendo, bellissimo. Mamma mia, no, è davvero bellissimo. Sono innamorata di questa edizione. È uno standalone di 430 pagine, quindi si può fare. Non vedo l'ora di leggerlo, sembra stupendo. Allora, questa è la box, andiamo a vedere la spoiler card. Allora, innanzitutto viene detto che c'è il segnalibro di Mia e Mr. Kindly, che è bellissimo, adoro. Golden Bath Bomb, Golden Egg Bath Bomb, quindi bomba da bagno dedicata all'uovo d'oro di Harry Potter. Aurora Rising, ecco, la spilla è una citazione di Aurora Rising, non me la ricordavo. Prince Dracula Notebook, stupendo, bellissimo. Magnete di Sight, carino, niente di che, parliamoci chiaro. Questa, best oggetto ever, insieme al quaderno e al segnalibro anche, però questa li batte con Laia ed Elias, quindi avevo indovinato, Book Sleeve. Le card di Mia e Mr. Kindly sempre. E poi il libro, Star Daughter, che ha pagine colorate, artwork e
sulla copertina Dust Jacket. Sì, no, questo semplicemente doveva esserci l'artwork che vi ho fatto vedere ed è firmato. Molto, molto bello. Allora, come box mi piace, il libro mi fa impazzire, è stupendo. Oggetti preferiti, book sleeve, quaderno, più che altro perché c'è la art all'interno, e il segnalibro, il resto carini. Andiamo però a vedere il Fairy Scoop. Vabbè, qui abbiamo un'intervista all'autrice come sempre. Comunque, anche le end paper sono esclusive, queste qui con le stelline. Ups, queste. Vabbè, ci sono le stelline, molto carino. Comunque l'edizione vale tutto, oltre a quei tre oggetti che mi piacciono tantissimo. Ma ragazzi, allora parliamo della prossima box. Sappiate che al momento si sanno la box di settembre e la box di ottobre della Fairy Loot, e io le amo entrambe, io non vedo l'ora di riceverle. Parliamo di quella di settembre, che è la prossima appunto, ed è Under the Sea come tematica, quindi in fondo al mare con il tema delle sirene. Il libro del mese è di un'autrice che a me piace tantissimo e spero tanto che questo libro mi piace. Sono super curiosa di vedere come avranno fatto l'edizione, perché sarà un'edizione esclusiva ovviamente, non vedo l'ora, perché già l'edizione di base mi piace tantissimo. Se il libro mi piacerà e la cover sarà molto diversa, penso che farò la pazzia e prenderò entrambe le edizioni, sia quella normale sia quella che ovviamente mi arriverà con la Fairy Loot. Ci saranno oggetti, fra cui una tazza in ceramica, però saranno tutti ovviamente ispirati a La Sirenetta, mettiamolo così, quindi appunto sulla Sirenetta, The Sea Witch, che è un libro su Ursula, Atlantis e To Kill a Kingdom, quindi tutti i libri che comunque riguardano le sirene. E niente, non vedo l'ora di riceverla, sia quella di settembre sia quella di ottobre, ma di quella poi parleremo man mano. Comunque, questo è l'unboxing della Fairy Loot di agosto, che mi è piaciuto un sacco. Fatemi sapere qual è stato il vostro oggetto preferito fra questi, se la box in generale vi è piaciuta, se vi piace il libro, a me da impazzire. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia dato positive vibes. Qui sotto link per seguirmi sugli altri social, link della Fairy Loot, link per acquistare il libro nella sua edizione standard ovviamente. Grazie mille per ogni commento, ogni like, ogni condivisione e ogni iscrizione, davvero grazie, mi aiutate tantissimo con questi piccoli gesti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!